Allora, allora ti faccio un'altra domanda, Max. Quindi passiamo adesso dalla tecnologia alla fisica. Il vulcano esploso a Tonga aveva la potenza di uno zonte MOC? Oh, bene. Eh, questa domanda la usiamo per mettere un po' di puntini sulle I, no? Perché quando. Quando parliamo di Zontemoc, quando parliamo di impatti cosmici, sì, sì, per carità, uno si fa l'idea che siano un bel botto, siano un bel problema, ma pochi veramente capiscono di cosa stiamo parlando. Veramente pochi lo capiscono perché? Perché abbiamo avuto la fortuna di vivere in quello che lo dico sempre: è il più lungo periodo di pace cosmica negli ultimi 500.000 anni. E questo ce lo dicono. I carotaggi fatti in Groenlandia. Bah, la prima domanda, eh, diciamo, il primo punto sarebbe chiarire che cos'è uno zontemoc, perché non ho l'arroganza di pretendere che tutti abbiano letto gli dei del diluvio. Quindi spieghiamo a chi non ha letto gli dei del diluvio che cos'è uno zontemoc. Uno zontemoc è una dività, divinità maya. questo è un esempio di quello che si trova nel codice di Dresda, il codice Maya. È una divinità, divinità maya che viene sempre raffigurata con le stesse caratteristiche. Una divinità a testa all'ingiù, è una divinità cattiva, portatrice di morte, è una divinità dell'oltretomba, che viene sempre raffigurata nell'atto di cadere da un cielo stellato. Nell'atto in cui cade, cade con sempre del fuoco o delle torce, o, o diciamo comunque del, del fuoco eh, che lo circonda e spesso e volentieri anche con dell'acqua. Quindi si ritrovano tutti gli elementi tipici del cataclisma che ci ha colpito, qualcosa che è caduto dal cielo, che ha portato la morte tramite il fuoco e l'acqua, che sono poi le stesse parole che Soncis ci dice nel, nel timero. No? E quindi ritroviamo questa cosa un po' ovunque. È una divinità che cade insieme agli occhi della morte che sono le meteoriti. Quindi questo ci racconta eh, la mitologia Maya, che tanto mitologia non è, direi che è storia e da qua deriva la copertina di l'idea di del diluvio. Quindi è semplicemente una riproduzione un po' artistica, diciamo, di questo glifo Maya che si trova nel codice Dresda. Bene, quindi questa divinità veniva chiamata Tzontemoc dai Maya. Okay? Quindi quando si parla di Zontemoc stiamo parlando di un astro che cade dal cielo, di un meteorite o comunque dei frammenti di un meteorite, dei frammenti di una cometa, perché i Maya sono stati molto precisi. Ci hanno spiegato che si tratta proprio di frammenti di una cometa in maniera inequivocabile. Ci hanno spiegato in tutti i modi, siamo noi che non, non vogliamo ascoltare. Quindi, questo è lo Zontemoc. Quindi quando hanno fatto la domanda, stiamo, la domanda è sostanzialmente se l'esplosione del vulcano di Tonga sia stata più potente di quella generata da uno zontemoc che ci colpisce. Bene, ma proviamo a vedere un po', un po' di cosine. Allora, cominciamo da qua, perché se diamo dei termini di paragone la gente capisce meglio. Quindi diamo dei termini di paragone, se no non, non si riesce. Allora, il primo termine di paragone che vi do è eh, riferito a un test che venne fatto nel 1965 dalla Marina eh, americana, perché in seguito ai trattati, diciamo, di, per limitare la proliferazione delle armi atomiche, non era più possibile fare dei test nucleari all'aperto. Se ricordate quando, perlomeno... Vanessa sicuramente eh, quando eravamo piccolini noi spesso e volentieri si sentiva dire nuovo test sotterraneo atomico dell'Unione Sovietica no? li facevano sotterranei perché non si potevano più fare all'aperto o per esempio quelli francesi fatti nella Polinesia bene la marina voleva testare gli effetti di un'esplosione Potente come quella atomica su una flotta di navi, quindi su una, su una nave sostanzialmente. Quindi cosa fece? Impilò eh, una quantità assurda di tritolo in un duomo, che è quello che vedete raffigurato qua, su una spiaggia di un'isola un delle Hawaii. E la fece detonare eh, con eh, diciamo una nave militare a vic molto vicina, ancorata molto vicina, proprio per misurare le eh, conseguenze di questa detonazione. Vedete molto bene l'immagine. Nel momento della detonazione, vedete che ci sono due vascelli a distanza molto ravvicinata, e vedete come si sta espandendo la. Uh, diciamo la L'onda d'urto di questa deflagrazione. Okay? Qui vedete la zona che, come è oggi la zona del cratere: questo è il cratere eh, creato da quella deflagrazione. Ora si trattò in realtà di tre detonazioni da mezzo chilotone ciascuna. Okay? Quindi mezzo chilotone vuol dire eh, la, la, la potenza equivalente. <coughs> Di mezzo, eh, mezzo chilotone nucleare sostanzialmente. L'onda d'urto che l'esplosione generò fu di circa 500 km orari. Questa è l'onda d'urto che colpì sostanzialmente le imbarcazioni. Queste imbarcazioni vicine. È un numero abbastanza interessante perché ricordate come in tutti i miti del Grande Diluvio si parla sempre di venti fortissimi, di venti devastanti. Fra l'altro, è anche Secondo me è associabile all'improvviso calo di temperature che ha provocato il surgelamento istantaneo della Siberia e dell'Alaska. No? Il vento, un vento a 1000-1500 km/h, ha sicuramente contribuito a questa cosa. Tenete presente che, qua, stiamo parlando di una deflagrazione da mezzo chilotone che provoca un vento a 500 km/h. La bomba di Hiroshima era da 15 chilotoni, quindi potete immaginarvi perché l'onda d'urto della bomba di Hiroshima abbia raso al suolo edifici in cemento armato? No? Perché se tanto mi dà tanto, insomma, sono stati investiti da un'onda d'urto a migliaia di chilometri all'ora, quindi non resiste assolutamente nulla. Quindi questo è sostanzialmente il primo esempio che mi veniva da dare. Veniamo a Tonga. Ora, innanzitutto, per fortuna Tonga sta lì, per fortuna, perché se stava da un'altra parte erano guai seri. Dopo vediamo un esempio eh, di cosa sarebbe successo se Tonga invece di stare lì col suo vulcano eh, fosse, eh, fosse stata localizzata in un'altra parte. Allora, cosa è successo? È successo che un vulcano tra l'isola di Tonga e un'altra isola vicina, un vulcano che stava a pelo d'acqua sotto, sotto il mare, ha deciso nuovamente di eruttare e stavolta l'ha fatto. Con una potenza decisamente non trascurabile, credo che sia sette volte più forte dell'eruzione precedente, che già comunque non era da poco. Io adesso vi condivido alcune immagini che derivano dal NOAA americano e si vede molto bene dallo spazio l'effetto, e credo che dovrebbe destare un minimo di impressione quello che si vede perché okay, si vede un qualche cosa che diciamo sulla dimensione guardate la, sulla destra la curvatura del pianeta e le dimensioni dell'esplosione eh, sono assolutamente paragonabili quindi stiamo parlando di, di, di dimensioni planetarie qua si vede di nuovo anche abbastanza bene insomma. è un qualche cosa che dallo spazio ha fatto questo effetto qua non deve essere stato simpatico essere in zona no? quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di, di incredibilmente potente. Ora, adesso magari andiamo avanti, eh, il video è più lungo, lo fa vedere con diverse angolature, ma credo che l'idea uno se la sia già abbastanza fatta, quindi dovrebbe cominciare a capire cosa la forza della natura terrestre, in questo caso, è in grado di fare eh, rispetto a quello che è in grado di fare l'uomo. Perché vi ho detto per fortuna che Tonga stava lì? Beh, perché... <ride> quella zona di diciamo alta turbolenza della dell'onda dell d'urto è stata misurata aveva un raggio di 260 chilometri ma voi avete una vaga idea di quanto sia lunga l'italia da diciamo da da mattia a mimmo quanti chilometri ci sono da mattia a mimmo più o meno ma un migliaio un migliaio, un migliaio, un migliaio, un migliaio di chilometri quindi vuol dire che sto robino qua aveva un diametro che era mezza Italia. Quindi lo vogliamo mettere, che so io, come epicentro a Roma, giusto perché è la capitale, non so. No, manca al nord, se vuoi. No, ma mettiamolo, <ride> oh, mettiamolo sopra... sempre a Roma. Stavolta a Roma. Se... Lo mettiamo sopra il Ministero della Sanità a Roma, l'epicentro. Eh, eh. Come dungusca, dai. Okay. Lo mettiamo lì e eh, insomma questo robino qua faceva fuori Mezza Italia. Okay? Cioè, quindi ci rendiamo conto di, delle potenze di cui stiamo parlando. Cioè, stiamo parlando di cose immane. Quindi la natura è capace di fare delle cose che noi non riusciamo neanche a immaginare finché non ci succedono addosso. Okay. finché non succedono non riusciamo queste cose a capirle. Di che potenza stiamo parlando? Stiamo parlando di 10 megatoni, questa è la potenza che è stata stimata, quindi l'esplosione di questo vulcano ha provocato un'esplosione di 10 megatoni, quindi se Hiroshima era 15 kilotoni, cioè dal chilotone arrivare al megatone ci vogliono tre zeri, quindi 1000 kilotoni fanno un megatone, quindi qua siamo un ordine di grandezza più potente della, della bomba di Hiroshima, a fare qua. Ok? Quindi insomma, non stiamo parlando di bruscolini. Mm? Andiamo avanti. Cominciamo un po' a capire qual è la potenza degli zontemoc. Per esempio, quando noi troviamo un cratere di uno zontemoc, tenete presente che solo uno su dieci degli zontemoc che entrano nell'atmosfera terrestre raggiunge l'impatto sulla superficie. Perché? Eh, lo vedremo subito perché si disintegrano prima nell'atmosfera. Tipicamente quelli che raggiungono l'impatto sulla superficie o sono parecchio grossi o sono metallici e quindi riescono a resistere molto bene al, all'ingresso in atmosfera. Una regola empirica ci dice che le dimensioni del cratere sono circa 10-20 volte, dipende poi dalla composizione, dall'angolo di impatto, dalla velocità, insomma dipende da tante cose, però più o meno tra le 10 e 20 volte il diametro dell'oggetto, ok? Quindi eh, moltiplicate per 10-20 e trovate il diametro del, del cratere o dato il diametro del cratere dividete per 10-20 e avete un'idea di quello che poteva essere la dimensione del meteorite. La eh, buca ha una altezza compresa, diciamo, questa parte di breccia, no? La parte di breccia è la roccia fratturata che poi ricade e riempie parte del cratere. La parte sopra invece fractured rocks è la parte proprio di di eh, di di basamento roccioso è, è stato fratturato ma non è stato rimosso ed è tipicamente una, uno dei segni che dice c'è stato un impatto meteoritico perché trovi le rocce fratturate no? ecco quella è due terzi del raggio del, del cratere quindi per capire un po' le dimensioni delle buche le, 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 le dimensioni del meteorite che ha colpito puoi fare un po' di reverse engineering della, della buca di come è fatta del cratere di come è fatto ora ci sono stati degli impatti piuttosto turbolenti nel passato del pianeta, di cui uh, alcuni li abbiamo ricostruiti molto bene, altri non li abbiamo ricostruiti, ma sono ancora visibili. Basta guardare bene. Per esempio, in Nord America ce ne sono alcuni clamorosi. Eh, prendete Google Art, che a Phil piace tantissimo, cercate un attimo, vedrete che. Se li cercate li vedete, se non li cercate non li vedete mai e sono enormi, sono qualcosa che neanche a parlarne eh, si riuscirebbe. Partiamo da Cixlub. Allora, Cixlub è una località nello Yucatan, quindi in Messico, è in una località molto famosa perché? Perché è stata ormai diciamo il risultato finale di una ricerca che è durata decenni e la ricerca era eh, sostanzialmente su ciò che ha posto fine al dominio di questi simpatici lucertolini sul pianeta. Questi simpatici lucertolini, insomma, si trova ancora qualche articolo strano che va, va, va a sapere insomma, da, da dove esce, però questi simpatici dinosauri sono stati estinti e clissati nell'arco <coughs> probabilmente di, di poco più di qualche mese da un enorme impatto meteoritico. Quell'impatto, fra l'altro interessante, che fu trovato partendo da un'osservazione che due, credo geologi, adesso non ricordo il nome, fecero in una località italiana a Gubbio, cioè passando lungo una strada, eh, videro sul lato della strada, una striscia nera in mezzo a due strati di, di terra di rocce diverse. E quella striscia nera colpì istantaneamente la loro attenzione perché sapevano benissimo di cosa si trattava. Quelle erano le ceneri post impatto. Quindi partirono da Gubbio, a quel punto cominciarono a cercare in tutto il pianeta la stessa striscia. La trovarono ovunque e andando a ritroso, quindi cercando dove la striscia era banalmente più spessa, quindi c'era stato più deposito. Sono arrivati fino a capire che era da qualche parte, diciamo, nel Centro America, e che si trattava di qualcosa di non indifferente. Si trattava di un asteroide di circa 10-12 km, non è, non è chiaro. Quindi, tra, diciamo, tra i 10-15 km di diametro, che ha mutato letteralmente il corso della vita sull'intero pianeta. Noi oggi siamo su questo pianeta perché siamo dei mammiferi. Che qualcuno ha probabilmente geneticamente modificato, ma eh, siamo dei mammiferi perché i mammiferi sono gli unici eh, tra i pochissimi animali che sono sopravvissuti a, a questo grande impatto, altrimenti, insomma, il nostro aspetto sarebbe qualcosa di un po' meno piacevole, come questi signorini qua, che invece sono stati, eh, diciamo, eclissati dalla faccia del pianeta da questo impatto di uno Zontemoc enorme. Bene, dove l'hanno trovato questo fantasma, questo impatto? Beh, l'hanno trovato guardando una foto satellitare di questi simpatici cenotes, che sono anche molto belli, e molto carini. Eh, sono delle voragini che si aprono nel mezzo della foresta dello Yucatan e eh, che sono piene d'acqua e che sono in alcuni casi adibite proprio a, a svago e intrattenimento. Ricordo anche che alcuni di questi cenotes erano sacri. Per i Maya e facevano dei rituali molto particolari che ho descritto negli del diluvio, che erano sostanzialmente delle evocazioni storiche dell'impatto. Quindi loro sapevano che quell'impatto era avvenuto in quel luogo. Erano state trovate anche dei reperti in fondo, sì, no? Sott'acqua, dei bastoncini mm. che rappresentavano questo zonte, anche se non ricordo dell'incensiere, dell'incensiere sì, con uno zontemoc a testa in giù che cadeva che, a cui veniva dato fuoco e, e poi venivano gettate proprio ad emulare lo zontemoc che, che entrava nell'oltrotomba cadendo dal cielo, quindi assolutamente sì quando hanno trovato il cratere? il cratere è introvabile, quando qualcuno ha osservato questa strana immagine satellitare e ha visto quello che normalmente se no tu non vedresti, un semicerchio e quando vedi queste forme della natura eh, c'è qualche cosa che chiaramente è eh, strano, eh, va indagato. Questo semicerchio eh, delimitava esattamente la zona di, 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 di grande densità di questi cenotes. Perché? Perché si è rivelato che questo semicerchio era sostanzialmente, diciamo, il bordo del cratere dell'impatto meteoritico in cui si era accumulata, diciamo, un cordolo enorme di, di terra calcarea che poi dopo era diventata della roccia molto debole. Che poi col tempo e col clima di quella, di quella zona, molto ricco, molto piovoso, molto ricco di acque, sostanzialmente era collassato in tanti punti, creando questi cenotes proprio lungo il cordolo del, del, del cratere. Ovviamente l'altra metà di quel cratere stava in mare ed è stata poi trovata facilmente con delle misure gravitometriche, insomma con, misure, con altre tecnologie, con altre strumentazioni. Ed è saltato fuori che si trattava di qualcosina di simpatico, perché si trattava di un cratere di 180 km di diametro. Da lì si deriva che, voglio dire, quel meteorite era probabilmente almeno 10 km di, di diametro. La cosa interessante è che vedete che proprio al centro di questo cratere, sulla costa, c'è questa città che si chiama Cixolub. Ed è interessante perché proprio al centro del cratere, tipicamente, si forma quello che è lo sbuffo di quando, insomma, l'esempio più semplice ce l'avete quando tirate un sasso nell'acqua, no? Quando il sasso affonda, poi dopo c'è questo ritorno dell'acqua che crea questo pennacchio questo succede anche con un impatto meteoritico perché sostanzialmente il terreno è un fluido di fronte alla potenza di questo impatto quindi si comporta nella stessa maniera e proprio nel centro quindi c'è questa collinetta su cui è stata fatta Cixulub la cosa interessante è che Cixulub significa il corno del diavolo poi quando qualcuno dice che i Maya non ci hanno detto tutto di quello che è successo Insomma, dovrebbe documentarsi, secondo me, perché è difficile da spiegare, se no, questa serie impressionante di coincidenze. Tanto per capirsi, questo impatto di questo zonte mochino da 10 km eh, ha generato qualcosa di questo genere. Insomma. Non menziono la forza dell'onda d'urto, perché già questa eh, diciamo sarebbe incredibile. Però, quando questo zonte ha colpito la zona costiera, dove c'era una profondità di qualche centinaio di metri, al massimo un chilometro di acqua, all'istante T1, quindi un istante dopo, un secondo dopo l'impatto, beh, la prima cosa che si è generata è innanzitutto un plasma, nel senso che l'enorme energia cinetica di una fara di questo genere, che è un mezzo mv al quadrato, dove m è la massa di questo urbino da 10 km. E V è la velocità al quadrato, ricordo che questi oggetti entrano con velocità di diverse decine di chilometri, decine di migliaia di chilometri all'ora in atmosfera, quindi stiamo parlando di energie inimmaginabili. Trasforma istantaneamente il terreno in, in plasma, quindi diciamo che vaporizza le rocce: cioè trasforma le rocce neanche in lava, in vapore. Tant'è vero che uno dei proxy degli impatti meteoritici sono le microsferule di eh, roccia solidificate o di ferro solidificate, che sono delle piccolissime sfere rotonde che si trovano proprio in questi strati di depositi neri come quello che hanno trovato a Gubbio, e queste microsferule non sono altro che il, il, diciamo, la roccia vaporizzata che poi si condensa e ricade come cadrebbe delle gocce di acqua. Quindi questi sono i proxy meteoritici che si trovano, il plasma che si risolidifica. Ma questo è molto interessante perché ha scavato un cratere di 180 km e questo cratere era largo 180 km ma era profondo 20-30 km. Cioè voi vi immaginate cosa vuol dire un buco di 20-30 km. Cioè stiamo parlando quattro volte l'altezza dell'Everest. Quindi questo affare ha fatto un buco, mica da ridere. Ha generato uno tsunami dell'altezza di 8, 10, 12 chilometri. Quindi vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Cioè stiamo parlando di, di qualcosa che è assolutamente inimmaginabile. Poi qualcuno si domanda come mai non è rimasta traccia della tecnologia. Eh, ha la faccia. Quando succedono queste cose è dura che rimanga traccia della tecnologia. Quindi stiamo parlando... Quando parliamo di Zontenok parliamo di potenze immani, in inimmaginabili. Adesso provo a metterle un attimino in sequenza e vediamo se con un po' di questi esempi si comincia a capire. Allora, cioè abbiamo il mezzo chilotone di Taylor Rat che abbiamo già visto comunque essere qualche cosina eh, da tenere, diciamo, a distanza. Poi abbiamo Hiroshima con i suoi 15 chilotoni, Nagasaki, era un po' più potente, era 20 chilotoni. L'atomica più potente era da 200 kilotoni, la bomba a idrogeno era da un megatone, quindi siamo già passati a un ordine di grandezza decisamente superiore. Cominciamo forse a renderci anche un po' un'idea di quello che l'uomo è riuscito a creare in termini di potenze, ma è nulla rispetto a quello che la natura ha creato. Okay? Adesso ve li rimetto in una nuova slide, e cominciamo a inserire qualche evento naturale. L'esplosione del Monte St. Eh, credo nel 1980, qualcosa del genere, fu da eh, 5600 kg, 5,7 megatoni. Il cratere Meteor, che si trova nel deserto dell'Arizona, un impatto di un, di un meteorite probabilmente metallico, è stato un impatto da 10 megatoni. Quindi, stiamo parlando della potenza del vulcano Tunga. Mm quello che abbiamo appena visto. Il terremoto di San Francisco, quello che nel 1927, cos'era, 30, non me lo ricordo più, giù di lì, ha devastato San Francisco, era da 12 megatoni. E qui arriviamo a un altro Tontemoc, Tunguska. Tunguska aveva una potenza di 15 megatoni. Tunguska è un evento molto importante perché ci offre un'autentica finestra sul passato eh, però, in un'epoca ancora abbastanza vicina ai nostri giorni da poter essere analizzata con strumenti scientifici, Tungusta è, è un accadimento del 1908, il 30 di giugno del 1908, accade nel bel mezzo della zona più disabitata del pianeta. Lo vedete bene, dov'è? Nel mezzo della Siberia disabitata, ed è stato di nuovo un bene, insomma, siamo una civiltà fortunata perché i grossi guai succedono sempre a distanza opportuna. Tunguska accadde nel mezzo della tundra siberiana il 30 giugno del 1908, di nuovo per chi ha letto gli dei del diluvio sa già perché il 30 giugno è un, la firma del killer, ne sappiamo benissimo che noi in quel periodo attraversiamo la, la scia di detriti del toro, quindi... Già quello è sufficiente per comprendere eh, che cosa sia stato Tunguska. Uno degli impatti con uno dei detriti della cometa che disintegrandosi ha creato la fascia del Toro. Piccoli Questo è quello l'altro. Piccoli, molto piccoli, per fortuna. Questo è quello che si è prospettato dinanzi agli occhi dei primi Vent'anni dopo eh, sono riusciti a raggiungere la zona. Quindi la spedizione di Culi, che arriverò la prima volta che era nel 1928, proprio perché era una zona talmente impervia e disabitata che solo arrivarci fu un'impresa. E vedete molto bene come insomma la foresta siberiana era stata eh, rasa al suolo, eh. c'era pochissimo che era rimasto in piedi, c'erano già però. I segni evidenti di qualcosa di strano, vedete queste radure circolari che si vedono sul terreno? No? Pensate che la devastazione era immane, 80 milioni di alberi abbattuti, 80 milioni di alberi abbattuti, mille chilometri quadrati carbonizzati all'istante praticamente. 2000 km2 completamente devastati. Insomma, un, un qualche cosa che si fa fatica a capire. Dopo lo vediamo magari un po' meglio con un altro esempio. Che cosa accade a Tunguska? A Tunguska cade eh, uno Zontemoc, eh, uno Zontemoc di dimensioni relativamente contenute, 60 metri di diametro. Quindi quello che probabilmente molti di noi giudicherebbero un sassolino irrilevante. Beh, mica tanto irrilevante perché il danno che fece l'avete capito molto bene. L'esplosione fu un'esplosione aerea, non toccò mai il suolo il meteorite di Tunguska. Esplose a 5-6 km di altitudine. Anche questo non deve far sentire tranquilli perché la devastazione fu incredibile. Perché? Innanzitutto, perché esplose nell'atmosfera? Esplose nell'atmosfera perché. All'ingresso in atmosfera questi oggetti si scaldano tremendamente perché l'attrito eh, con l'aria diminuisce la loro velocità, quindi quella che è un'energia cinetica enorme si trasforma in energia termica. Quindi più rallentano e più si scaldano, più riescono a scendere nelle parti basse dell'atmosfera, più l'atmosfera è densa e più si scaldano ulteriormente, al punto che a un certo punto sono talmente caldi, c'è cioè un talmente attrito per l'aria che si diciamo comprime di fronte a loro che è quasi un muro solido che la loro consistenza meccanica viene meno e quindi vanno in tanti pezzi quindi esplodono letteralmente nel momento in cui esplodono si aprono come facessero come, come aprire un ombrello di colpo e questo aumenta tremendamente ancora l'attrito eh, con l'aria e quindi si ha un picco di temperature che è pazzesco si, si si calcola che raggiunse 25-30 mila gradi Kelvin, quindi più o meno centigradi. Quindi si capisce perché ha incenerito 1000 km quadrati di foresta. Stiamo parlando di 25-30 mila eh, gradi di calore dell'onda d'urto, che in 5 km non credo si sia raffreddata tantissimo. No? Quindi, quando è arrivata al suolo, ha fatto i suoi danni. La potenza è stata calcolata per l'appunto, a secondo dell'articolo, in 12-15 megaton. Che detto fra di noi sono l'equivalente di 600 bombe di Nagasaki quindi non sono una roba proprio da poco 600 bombe se, se la bomba di Nagasaki ha distrutto una città credo da 80.000 abitanti 600 bombe di Nagasaki sono fatemi due conti a voi di questo stiamo parlando stiamo parlando di un sasso da 60 metri queste sono alcune le altre foto mm, che si vedono nelle varie spedizioni di Kulik che Invece anche delle foto aeree poi nel 38. Si vedono molto bene tutti gli alberi abbattuti, si vedono i pali del telegrafo, cosa sono i pali del telegrafo? No? I pali del telegrafo non sono proprio questi alberi, alcuni che sono rimasti dritti e sono stati completamente spogliati, perché? Beh, questo è importante perché ci dice proprio che fu non un impatto al suolo ma un impatto aereo. Questo è l'edificio che stava sotto eh, la, diciamo, la, la perpendicolare del, della bomba di Hiroshima, che non, è, non detonò alto, al suolo, detonò in alto proprio perché era più devastazione. Chiaramente l'edificio che ci stava sotto ha ricevuto l'onda d'urto nella, nella direzione della sua massima resistenza, quella dei pilastri, per cui ha resistito, è rimasto in piedi. Chi invece viene colpito di lato dalla, dalla deflagrazione, eh, diciamo, va in tanti pezzi, viene sbriciolato da venti dell'ordine di qualche migliaio di chilometri all'ora. Questo succede anche per gli alberi. Infatti, alcuni alberi vicino all'edificio, come vedete, sono stati completamente scortecciati e, e strappati di tutti i rami, ma sono rimasti in piedi, proprio perché questo è il segnale che erano sotto la verti su sulla verticale della deflagrazione. Mm. E vedete anche qua vengono chiamati pali del telegrafo e gli stessi pali del telegrafo sono stati trovati a tunguska e questo ci ha dato alcune indicazioni di dove per esempio è stata l'esplosione. Insomma si è riusciti a ricostruire in maniera abbastanza eh, corretta tutta l'area della devastazione. Come vedete c'è anche una chiara indicazione dell'epicentro che deriva da, da, da come gli alberi giacevano al suolo perché ovviamente sono stati abbattuti dall'onda d'urto e l'onda d'urto si è espansa tutta da un punto centrale. Quindi, questa è la forma, la mappa che venne ricostruita. Dove queste onde d'urto hanno toccato il suolo, hanno creato una tale devastazione sul suolo, sono stati trovati alberi letteralmente sotterrati sotto la terra. Quindi, pensate, un'onda d'urto che senza toccare nulla, quindi meccanicamente è solo l'onda d'urto rivolta al terreno al punto da sotterrare degli alberi, non solo da sradicarli, ma al punto tale che ancora oggi alcune di queste aree sono, diciamo, prive di vegetazione, quindi la devastazione è stata tale che la foresta non si è più ripresa a distanza di oltre 100 anni. Queste vedete sono foto recenti, quindi dove l'onda d'urto ha toccato il terreno ancora oggi non riesce a ricrescere la foresta, mentre tutto intorno è ricresciuto. Quindi vi dovrebbe già dare questo anche un'idea della devastazione, della potenza di quello che successe a Tunguska. Pensate se lì sotto ci fosse stata una città o delle case, altro che non trovare la tecnologia, non, non avrebbe trovato più nulla. Eh, ci fu una spedizione interessante nel 94 dell'Università di Bologna che eh, Um, in, un, un ricercatore Giuseppe Longo fece diciamo, delle, delle, delle carotature in questi tronchi abbattuti e riuscì a recuperare proprio l'evidenza di questi proxy, quindi di queste sostanze eh, tipiche da eh, esplosione di un meteorite che si ficcarono, si conficcarono all'interno del legno e con questo riuscì a provare definitivamente direi che si trattò di un eh, di un incidente cosmico fra l'altro venne rifatta venne aggiornata quella mappa precedente con una nuova mappa pubblicata nel 2005 ora sempre per, per capire un attimino di cosa stiamo parlando se quella mappa la sovrapponete sempre con con, eh, con <ride> i nostri amici romani che cominceranno a non essere più così contenti però vi rendete conto di cosa eh, sarebbe eh, significato eh, se Tunguska invece di essere nel mezzo della Siberia disabitata fosse stata una qualunque città della moderna civiltà oggi eh, il 30 giugno eh, celebreremmo probabilmente un giorno la più grande catastrofe della nostra civiltà perché celebreremo sicuramente una milionata di morti almeno pensate che la zona gialla è la zona dove gli alberi ven vennero letteralmente inceneriti dal calore quindi eh, tutta, tutta Roma. Eh, la zona verde è quella dove la devastazione fu radicale. Eh? Quindi probabilmente nessuno di quelli che stavano in questa zona colorata sarebbe sopravvissuto. E questo fu molto chiaro anche già a Kulik quando arrivò, che disse: insomma, se questo meteorite fosse caduto un pelo un po' più in là, attenzione che un pelo un po' più in là vuol dire che. Se fosse entrato in orbita con una manciata di secondi di ritardo, perché a quelle velocità, una manciata di secondi di ritardo sarebbe caduto magari a Mosca piuttosto che, che sull'Europa. Quindi ehm, diciamo che ehm, non ne siamo consci, ma la potenza degli zontemoc l'abbiamo sperimentata molto di recente. Non morì nessuno a Tunguska, morirono. Morì una mandria di, di renne. Tutto quello che successe è quello, però in città a 60-80 km di distanza, voglio dire, le falde acquifere eh, vennero in superficie per la potenza dell'impatto. Giusto per dare un'idea di quello che è successo. Phil, facevi una domanda incredibile: che pa paradossalmente. Essendo un raggio all'incirca di 30-35 km, tu parli sempre di città Roma, vabbè non è per essere di parte, però eh avesse colpito un po' più a nord, cioè nella calotta artica, si, si sarebbe creato in parte quello stesso fenomeno esostatico degli dei del diluvio. Quindi i danni sarebbero stati pure relativamente maggiori. Sì, nella calotta artica attuale no perché galleggia sull'acqua, quindi non avrebbe creato lo stesso problema che ha creato la calotta artica quando è successo 12.850 anni fa, che era ben ancorata sul terreno, però sicuramente avrebbe creato dei grossi problemi. Sicuramente avrebbe creato dei grossissimi problemi, non indifferenti. Cioè, Mi immagino cosa voglia dire, sganciare... Eh, 15 megatoni di potenza su, su un iceberg di, di qualche chilometro di diametro che galleggia sul mare. Vuol dire sparare iceberg probabilmente su tutto l'emisfero eh, boreale, eh, con tutte le conseguenze della ricaduta di questi iceberg. Per cui sicuramente, ripeto, è in data ma non di lusso. Cioè, eh, e non è la prima volta, Ci sono un altro è il cratere, quello che c'è eh, nell'oceano indiano. Uh, il Barkle Crater questo è un altro che è stato trovato per una incredibilmente per un'anomalia proprio della superficie marina perché sul fondo a 3 4000 chi, 3 -4000 metri di profondità c'è un buco fatto da un meteorite che circa 5 6000 anni fa ha colpito nel mezzo del nulla dell'oceano indiano oggi ci sono ancora in madagascar e tutto intorno delle Colline di 200 metri d'altezza che sono il risultato dello tsunami che è stato generato, quindi provate a immaginarvi: stiamo parlando di non tanto tempo fa, eh? 5-6 mila anni fa, credo. Quindi ci sono diversi esempi di queste cosine. L'impatto ebbe comunque delle conseguenze continentali, anche se per parecchi anni non se ne seppe nulla, ci vogliono 30 anni prima di capire cosa era successo. Questi sono le riviste diciamo britanniche che parlano di sole a mezzanotte cioè dalle parti di Londra su tutta eh, la Britannia eh, ci furono diverse notti eh, che furono eh, diciamo illuminate a giorno eh, e si fecero diverse ipotesi su quello che poteva essere una la ritroviamo ancora qua molto chiara causate dal, dalla polvere nella parte alta dell'atmosfera quindi la polvere che eh, diciamo si è sparsa sulla parte alta dell'atmosfera rifletteva eh, la luce e generava questo, questo fenomeno di bagliori, di cieli rossastri, comunque si vedeva a giorno durante la notte, ci sono diversi articoli che parlano, si poteva leggere il giornale tranquillamente ne, nella stanza, si vedevano le ombre come se fosse giorno. Eh? E qui siamo a Londra, quindi siamo molto distanti. Eh, qui vedete bene cioè, dove è Londra, dove era Tunguska, e vedete tutti questi puntini sono tutte zone dove sono stati riportati fenomeni di questo genere, compresi anche disturbi alle linee telegrafiche. Quindi, tutta una serie di fenomeni eh, evidenti proprio che si toccavano con mano anche a distanza di giorni. Per un sassolino da 60 metri che ha colpito a diverse migliaia di distanza, di chilometri di distanza. Da, da dove si sono registrati questi eventi. Questa è forse l'immagine più bella, questa è una foto del 2 di luglio, quindi siamo già a eh, tre giorni di distanza, eh, a Bristol no, scusate non era a Bristol, a Gloucester scusate, comunque in United Kingdom una foto fatta alle 10.50 di notte, e eh, come vedete la foto, è la casa è rischierata a giorno. Quindi questo è l'effetto di 60 metri di meteorite che colpiscono a migliaia di chilometri di distanza e esplodono a 5-6 chilometri di altezza. Questo è Tunguska, un asteroide da un chilometro è 3-4 volte la potenza di Tunguska. Mm. Un chilometro è una misura interessante perché molti dei frammenti che ci hanno colpito 12.850 anni fa erano delle dimensioni di 2-3 chilometri. Molti, perché siamo stati colpiti da una granuola di questi, non da uno solo. Quindi vi rendete conto, cominciate a capire di che cosa stiamo parlando quando parliamo di quello che accade 12.850 anni fa. La bomba più potente, sovietica a detonare l'idrogeno era da 57 megatoni. Il terremoto più grande che eh, pari pari merito, credo tra il Giappone, eh, Giao o il Cile, il Giappone e il Cile forse, 134 megatoni di potenza, l'esplosione di Krakatoa 200 e poi arriviamo alla Luna. Ecco, 200 megatoni, il Krakatoa ebbe un impatto planetario, neanche più continentale come Tunguska. Quindi 200 megatoni sono un qualcosa di planetario. Per esempio l'esplosione del Krakatoa provocò le famosi eh, estate, eh, le famosi anni senza estate, eh, credo ci furono due o tre anni in cui l'estate faceva un freddo della miseria perché... Oscurò sostanzialmente il pianeta, quindi abbassò la temperatura dell'intero pianeta. E poi abbiamo la Luna con 800 megatoni. Che c'entra la Luna, voi direte, con questi 800 megatoni? Beh, c'è un interessante studio che eh, diciamo ci fa vedere come il nostro satellite chiaramente sia costantemente bombardato e qui vedete le raffiche proprio di Zontemoc a mitraglia che colpiscono il, il nostro pianeta e chiaramente rimangono visibili perché è un pianeta morto quindi non c'è vento, non c'è acqua quindi non è un pianeta come la Terra che tende a nascondere quelle tracce pensate a, a Cixulub che ci abbiamo impiegato un bel po' per trovarlo Bene, perché vi menzionavo la Luna? Beh, perché un interessante studio fatto fra l'altro da Schumacher eh, ci racconta di, di come, secondo le statistiche di queste rilevazioni che sono state fatte, negli ultimi 5.000 anni, quindi stiamo parlando della nostra storia recente, ci sono stati circa 17 impatti eh, pari a 12 megaton. Quindi 12 megaton, stiamo parlando di una potenza di quella di Tunguska. Quindi il nostro satellite negli ultimi 5.000 anni è stato colpito 17 volte da roba tipo Tunguska, 7 con una potenza di 3 volte, 2 volte Tunguska. E infine un impatto micidiale che ha superato gli 800 megaton. Quindi il nostro satellite ha due passi. e Se mancava il nostro satellite, noi passavamo dietro il nostro satellite, chi, chi avrebbe colpito? Quindi pensare che noi siamo tranquilli, che siamo. Eh, al sicuro, mh, direi che eh, non, eh, non è un, un pensiero logicamente corretto, poi uno lo può scacciare, però tutto ci dice che siamo eh, un pianeta molto esposto: siamo una civiltà molto esposta a queste cose. Eh, pensate, eh, se invece di colpire la Luna quell'impatto da 800 megaton avesse colpito il pianeta, quindi stiamo parlando di potenze veramente in mani. Questo è anche molto interessante che ci dà un pochettino un'idea. No? Un piccolo asteroide, una cometa con un diametro di un chilometro, avrà l'equivalente energetico di circa 50.000 megatoni. Un bolide con un diametro di 10 km avrà l'equivalente energetico di circa 50 milioni di megatoni. Okay? Quindi 50.000 gigatoni. Quindi fa capire come stiamo parlando di potenze che sono decine, centinaia, migliaia di ordini di grandezza di quelli che sono gli eventi più devastanti che noi abbiamo visto sulla faccia del pianeta. Questo è molto bello. Necrea nel 1981 ha calcolato che l'impatto di un bolide con 100 milioni di megatoni, quindi vuol dire 100.000 gigatoni, L'energia equivale a far esplodere 10 bombe atomiche, all'incirca la dimensione di quella sganciata su Nagasaki nel 1945, su ogni chilometro quadrato della superficie terrestre. Su ogni chilometro della superficie quadrata terrestre fa esplodere 10 bombe in Nagasaki. Quindi questo è un impatto dell'ordine di grandezza di quello che ha estinto i, i dinosauri. Quindi adesso ci rendiamo conto perché i dinosauri non ci sono più. Ci sono altre tracce evidenti? Beh, ce ne sono, ce ne sono molte. Queste sono molto particolari, si chiamano Carolina Base, ne ho parlato nell'idea del diluvio. Perché si, si chiamano Carolina Base? Perché si trovano, sono state trovate inizialmente soprattutto nel South e nel North Carolina, quindi sulla costa atlantica centrale diciamo, degli Stati Uniti. Sono quei due stati in, in azzurro più chiaro e un po' più scuro che vedete sulla destra. In realtà poi dopo si è riusciti a fare quadrare il cerchio quando le stesse tipologie sono saltate fuori nel Debraska, che vedete essere nella parte centrale in rosso degli Stati Uniti. Perché? È perché questo doppio punto di riferimento ci ha permesso di fare una triangolazione. Ma vediamo un attimino di cosa si tratta. Queste sono le Carolina Base. Come eh, vennero riprese, diciamo, per la prima volta dall'alto con delle riprese aeree, no? Perché dal basso non si riesce molto bene a capire eh, cosa siano, perché sono delle depressioni poco, poco, molto poco profonde, piene di vegetazione. Insomma, tenete presente che stiamo parlando di 2-3 metri. Però è evidente che c'è un pattern che si ripete, ovale, è abbastanza evidente che gli assi di queste ellissi sono tutti orientati nella stessa direzione. Poi andandole a studiare si capisce anche che per esempio c'è un cordolo più spesso da una parte, quindi come se l'impatto fosse stato inclinato, e eh, questo è dimostrato dal fatto che sono ovali e non sono dei cerchi e soprattutto eh, voglio dire eh, quando sono state fatte delle riprese un po' più da lato ci si è resi conto che stavamo parlando di centinaia di migliaia di queste cose, quindi nessuno era in grado di spiegare la formazione di queste cose. Sono state fatte le ipotesi più disparate, nessuno l'ha mai spiegata. Fin quando poi eh, sono emerse, eh, come ripeto, le stesse tipologie di formazioni nel Nebraska? E questo ha permesso di fare delle ipotesi più interessanti. Perché subito non emergevano queste formazioni nel Nebraska? Perché erano nascoste. Sulla sinistra vedete una foto satellitare e come vedete non si scorge nessun pattern, anzi sono tutte zone coltivate, quindi a maggior ragione non si vede assolutamente nulla. Sulla destra vedete la stessa zona fotografata con l'IDAR, quindi è un dispositivo fantastico che permette di fare questo tipo di rilevazione aerea con un semplice laser, con l'uso di, di un computer sostanzialmente e della rivelazione eh, satellitare. Vedete come sono emerse? anche nel Nebraska, questa sorta di Carolina Base. Bene. In un articolo fantastico, ma tutto sommato a questo punto dalla logica molto semplice del 2010, questi studiosi ipotizzarono con una semplice logica, per esempio, la logica era che spostandosi dalla Carolina del Sud a quella del Nord, l'asse di queste ellissoidi variava, diciamo, si inclinava sempre di più e quindi questo ha fatto pensare proprio a un centro, a un punto di provenienza di queste sorti di proiettili che poi dopo hanno lasciato le tracce nel terreno. E infatti andando a incrociare tutte queste traiettorie, eh, il punto è venuto fuori, è saltato fuori il punto dell'impatto. Il punto dell'impatto che nel momento in cui è stato analizzato, si tratta di una parte di uno dei laghi, eh, diciamo, del intorno al Michigan, al confine canadese e, e nordamericano, si chiama Sagina Bay questa, andando a fare poi delle prospezioni è saltato chiaramente fuori che diciamo, questa zona ha una conformazione geologica molto particolare, si vede chiaramente un, un buco, una sorta di fossa scavata, si vede tutta una serie di... Diciamo, di di accumuli di terra, come se fosse stata compressa no? la terra. Quindi si capisce molto bene la traiettoria di questo Zontemoc, dove ha colpito, i danni che ha lasciato, i segni che ha lasciato. Ora, in questa zona c'era la calotta eh, glaciale del Wisconsin, quindi ha colpito questo Zontemoc sulla calotta glaciale. Quindi qual è l'ipotesi? Eh, di ciò che è successo è che quando questo Zoltemoc ha colpito ha mandato in frantumi la, la calotta glaciale e ha sparato letteralmente degli iceberg enormi, delle montagne enormi, dei frammenti di ghiaccio enormi nelle parti basse dell'atmosfera terrestre dell'orbita terrestre, che poi dopo sono ricadute. Fatevi conto: una montagna di ghiaccio che ricade eh, da. 20.000 metri d'altezza, 30.000 30 metri d'altezza, non saprei neanche io che dire, con traiettoria balistica, quindi con traiettoria proprio come se fosse stato un colpo di un cannone. E proprio questo ha permesso di calcolare tutto, perché proprio tutte queste forme rappresentano, diciamo, la tipica forma eh, riproducibile con la matematica della balistica. Quindi sono né più né meno dei, dei sostanzialmente dei. Eh, i, i, le tracce lasciate al suolo da questi proiettili. Bene, si riesce addirittura a calcolare la potenza, di nuovo, e le dimensioni di questi proiettili. E stiamo di nuovo parlando di dimensioni impressionanti. Ognuno di questi colpi è un colpo da migliaia di megatoni, in alcuni casi addirittura da, da gigatoni. E stiamo parlando, di nuovo, di potenze indescrivibili. La datazione, eh, anche se non è certissima, ma io sugli eh, dei del diluvio ho trovato diversi riferimenti che puntano tutti nella direzione del 12.850 anni fa. Quindi questo è quello che 12.850 anni fa ha interessato buona parte del Nord America. Ora, quando non troviamo più troppi tracce dell'uomo di Clovis, piuttosto che eh, diciamo... Mammut o cose del genere. Insomma, è il motivo credo che sia sempre sempre più evidente. Mm. Andando avanti, questo è il lago Missula. Quindi la potenza necessaria per generare il disastro del lago missula era eh, di 4.500 megatoni. Tutto l'arsenale atomico Usa e Hurs sono 18.000 eh, megatoni. L'esplosione del vulcano Tomboro sono 20.000, Santorini 24.000, lo Yellowstone se dovesse esplodere si calcola che abbia quel tipo di potenza. Mm? Veniamo a un altro Fontenmok che ha lasciato il segno e eh, diciamo che ormai stiamo parlando soltanto più eh, delle potenze non umane, quindi quelle generate dalla natura. Schumacher-Levi, qui stiamo parlando di 300 gigatoni di potenza. Schumacher-Levi è una cometa, che è sempre stata osservata in maniera eh, prevedibile, fin quando nel 1992 si presentò non più come un unico corpo, ma come una sequenza, una mitragliata di 21 frammenti. Quindi il suo avvicinarsi sempre più al Sole, in particolare all'orbita di Giove, l'aveva frantumata, aveva superato la distanza di Roche, per cui era andata in tanti pezzi. Questi, diciamo, pezzi sono stati calcolati avere un'orbita che li avrebbe portati di lì a poco, a sostanzialmente un paio di anni, a impattare sulla superficie del pianeta eh, gassoso, dell'enorme gigante gassoso. E questi impatti li abbiamo fotografati. Uno degli impatti che. All'inizio vennero pensati come forse trascurabili, addirittura difficili da osservare. Mentre le osservazioni fo fotografiche che vennero fatte lasciarono tutti a bocca aperta. Voi dovete rendervi conto che Giove è un, è un pianeta enorme: quindi, quei bagliori della fucilata, diciamo, pallettoni che ha preso Giove, hanno dimensioni infinite. Lasciarono. Di stucco perfino il capo del progetto Hubble che inizialmente pensava che forse non avremmo neanche visto nulla, quando vide per la prima volta queste immagini cambiò lavoro e si mise a, a dirigere sostanzialmente un progetto di ricerca per l'osservazione dei corpi astrali in potenziale orbita di impatto su Terrestre. Quindi pensate quanto i nostri scienziati cambiarono idea. Stiamo parlando di 300 gigatoni di potenza totale che colpirono Giove. Per avere un termine di parione, tutto l'arsenale nucleare terrestre è 6,4 gigatoni. Stiamo parlando di 50 volte l'arsenale nucleare terrestre che viene fatto detonare, qualcosa di impressionante. Ma senza parlare tanto di megatoni, sono le immagini che secondo me rendono l'idea. Questa è la Terra vicino a Giove. Forse così la vediamo ancora meglio. Questa è la Terra e quello è Giove. Ora io ho provato a sovrapporvi le immagini degli impatti, quindi fatevi un po' voi conto di quello che può fare uno zontemoc o un frammento di uno zontemoc che colpisce eh, il pianeta Terra. È un qualche cosa che va ben al di là della nostra immaginazione. Quindi Schumacher-Levy. E alla fine poi abbiamo, come abbiamo già visto, ciò che ha potuto provocare l'estinzione eh, dei dinosauri della faccia del pianeta, quindi abbiamo Cixolub. Ora finiamo, eh, Cixolub sappiamo essere un Extinction Level Event, quindi ha chiaramente generato un'estinzione di massa delle forme di vita su tutto il pianeta, quindi un, un cambio generazionale. Veniamo per chiudere a quello che è successo 12.850 anni fa, quindi che tipo di potenza ha colpito il pianeta? Sicuramente una potenza cosmica, questo lo si capisce anche dai ragionamenti più banali, esiste un ragionamento che viene chiamato il paradosso energetico, cioè come è possibile che una calotta polare come quella del Wisconsin, che ha impiegato sicuramente decine e decine di migliaia di anni nel formarsi, sia sparita fondamentalmente nell'arco di 5-7 mila anni? Non è possibile. Perché per farla sparire ci vuole una quantità di energia tale che deve arrivare da qualche parte. Ora, se noi pensassimo a quello che è il clima di oggi del Canada, dove stava questa calotta, per sciogliersi ci vorrebbero 40-50.000 anni e ce ne ha messi 5.000. Anche mettendola nel punto più caldo del pianeta, all'equatore, ce ne vorrebbero comunque ancora 20.000. Quindi, questo significa che non esistono sul pianeta. Fonti di energia tali per sciogliere quella calotta nell'arco di 5-7 mila anni. Quindi necessariamente l'energia è arrivata da fuori del pianeta. E chi può portare quel tipo di energia se non uno zontemo? Quindi, già da un ragionamento molto semplice come questo, si capisce che l'impatto fu un impatto cosmico: un impatto con uno zontemo. L'impatto, per chi ha letto l'idea di del diluvio, sa che non fu un impatto con, una grande come, con un, un grande asteroide, altrimenti non saremmo qua. Ma fu piuttosto l'ingresso del pianeta eh, nella fascia, diciamo, di detriti eh, di questa cometa che si disintegrò, che oggi chiamiamo lo sciame del toro, attraverso il quale passiamo due volte all'anno. Perché non c'è bastato rischiare già all'epoca 20.000 anni fa. Adesso. Eh no, ci passiamo due volte all'anno, quindi qualche volta in cui ci passiamo colpiamo qualche sassolino come un e quella volta siamo entrati, abbiamo preso in pieno uno sciame di questi robini. E ormai oggi vediamo, eh, diciamo con gli occhi aperti, eh, le tracce di questo impatto ovunque sul pianeta. Ormai credo che questo slide vada aggiornata perché ne troviamo sempre di più. Questi sono tutti i siti dove è stato trovato un sito di impatto di uno di quei frammenti, eh, diciamo, di quando il pianeta ha attraversato la fascia del, di asteroidi. È tutto molto consistente con l'estinzione della megafauna, con la scomparsa di quella civiltà antidiluviana tecnologicamente avanzata che ci ha preceduto, di cui alcune tracce sono arrivate fino a noi, ma potete capire bene perché... Ne sono arrivate solo alcune e fra l'altro sono arrivate solo in alcune zone specifiche perché come vedete ci sono delle zone tipo il Nord America che sono state letteralmente piallate. Fate conto che quei puntini spesso e volentieri possono essere oggetti da 1-2 km. Quindi abbiamo visto quello che può fare un oggetto da 60 metri. Fatevi conto quando venite colpiti da un fucile a pallettone di quelle dimensioni. E questi sono solo quelli che vediamo. Non vediamo quelli che hanno colpito il mare, probabilmente ne dobbiamo cercare ancora tantissimi altri. Vi faccio un esempio molto semplice, così aguzzate la vista quando usate Google Earth. Vedete questo? Vedete questa forma circolare qui intorno? Questo è un impatto meteoritico devastante, probabilmente di qualche milione di anni fa, ma questo è un impatto meteoritico. È abbastanza evidente che quello sia un impatto meteoritico. Poi, piano piano, ci arriveremo. E ce ne sono tanti altri, eh, basta guzzare un attimo la vista. Ce n'è un altro, per esempio, subito vicino. Quindi questo è il motivo eh, per cui quella civiltà eh, è scomparsa, questo è il motivo per cui ci è arrivato poco di quella civiltà fino a noi, questo è il motivo perché questi signori guardavano con ossessione e con, direi... Terrore, diciamo, i cieli eh, e hanno imparato eh, fin da sempre a, a comprendere eh, che il pericolo arrivava dall'alto. Noi l'abbiamo dimenticato ed è un vero peccato perché lo ripeto sempre: siamo forse la prima civiltà che avrebbe qualche possibilità di difendersi almeno da alcune. Eh, alcune di queste potenziali minacce almeno da alcune potremmo potenzialmente difenderci chiaramente non da tutte e non lo facciamo perché abbiamo dimenticato o non abbiamo ancora capito eh, mentre dovremmo guardare insomma al cielo stellato e alle stelle cadenti con rigoroso rispetto piuttosto che con grande ammirazione e questo era un po per cercare di dare un attimino una risposta se fosse la potenza del vulcano di tonga unga-tonga? Eh, paragonabile o superiore a quella dell'Izonemoc, decisamente no. Decisamente no. Quando parliamo dell'Izontemoc, stiamo parlando di un'altra un classifica, stiamo parlando di un qualcosa che non riusciamo ad immaginare. E invece dovrebbe essere qualcosa di cui avere profondo rispetto. Eh, qualche cosa che dovrebbe unire questa umanità nel tentativo di, insomma, cercare di fare qualcosa per prevenire eh, quello che potrebbe essere il prossimo eh, di questi eventi eh, cosmici impattanti, che con, in tutti i modi coloro che ci hanno preceduto hanno cercato di trasmetterci, ce l'hanno scritto, ce l'hanno. Lasciato nei monumenti, nelle culture, nell'arte, nei miti, ovunque, ma noi sembra che l'abbiamo dimenticato quasi volontariamente. Direi che boh, forse qualche risposta l'abbiamo data anche questa sera. Eh? Bene, se, se siete contenti, no, è stato pure breve, direi. <ride> Quanto ci ho messo? Io... Eh, due ore, dai. Sì, no. no, ho detto sei okay. stato breve. Infatti, eh, mica okay, no. ragazzi, adesso non è che secondo <ride> so prendere ah, cioè, è... standard. <ride> Faccio quello che posso. Tenete anche presente sapete che non sono in un periodo molto facile e brillante, quindi già fatico normalmente con la sintesi. Eh, adesso sono ancora, ancora, più in difficoltà. Dai. meno male che. Io lo so che Phil l'ha fatto apposta, questa sera ha detto no, cioè se mi metto a fare domande pure io, stiamo, facciamo veramente <ride> l'alba. Quindi si è contenuto e ha lasciato, ha lasciato campo libero a Galanteria, galanteria. galanteria <ride> Quando si dice che sei un signore si intende in tutti i sensi, no? <ride> certo. <ride> Ci lasci Vabbè. con una depressione cosmica. <ride> Tra l'altro però un po' siamo, no. anche, siamo anche a giugno, quindi arriviamo anche... Ma no, ma bisogna vederla diversamente, mesetto. Vanessa. Ah. Mm. Guarda, adesso Serena non crederà alle parole che sto per dire. È proprio <ride> questa consapevolezza che ci deve fare gioire di ogni momento è vero, è vero. della nostra vita su questo pianeta. Udite, udite. Non va sprecato. Non so se la ripeterò questa frase, Serena, la prossima <ride> volta che ti chatto ricordamela, ti prego. <ride> Beh, di certo eh, posso dire una cosa, che anche il più profano, dopo questo round table, può capire perfettamente quello che può essersi prospettato. Perché cioè, più dei io, disegnini. Io, io, io okay. spero che qualche termine di paragone, se lo, la gente ce l'abbia, cioè che capisca che quando si parla di un meteorite da, da 20 metri che, che picchia, non è un sassolino che tu dici: Ah, ma io ero a un chilometro di distanza, quindi nessun problema. Cioè, eh, stiamo parlando di. di, di di qualche cosina che va al di là della nostra immaginazione. Forse proprio per quello facciamo così fatica a renderci conto. Perché ci rendiamo più conto di quanto sia pericoloso, che so io, andare in bicicletta in una strada trafficata, eh, mentre non ci rendiamo conto di, di, di quello che significa, diciamo questo pericolo cosmico che, che incombe. Poi non ci si può fare un granché, però sarebbe interessante quello che si può fare e quantomeno provare a farlo. Invece, così eh, diciamo che viviamo sereni senza, senza rendersi conto. A me, sinceramente, non disturba rendermi conto di questa cosa. La vedo esattamente come ho detto poco fa. Eh, non mi crea nessun turbamento, anzi forse è uno stimolo in più per godersi. La bellezza diciamo, della vita, no? Perché è, è, è un dono che ci viene dato che non va assolutamente gettato. Mamma mia, stasera sono <ride> eh, incredibilmente eh, basita. Sono o, me, o, o, o sto mentendo a me stesso. Fortuna che ha registrato. Mi sembro anche sincero. Sinceramente, <ride> mi sembro anche sincero, per cui forse, ma non lo so, sono particolarmente positivo. Bom. Va bene ragazzi, eh, vi saluto. Spero che dopo questo seminario in cui abbiamo preso Roma come eh, termine di paragone almeno un paio di volte, riusciamo ancora a fare seminario live a Roma. Perché non vorrei che quando arriviamo a Roma la gente si tocca, <ride> <Perché> dice, <ride> <"Cazzo>, cioè questi... <ride> magari la prossima volta usiamo qualche altro termine di paragone. Max, bene. ricordiamo sempre prima di chiudere che. In descrizione c'è sempre il link per eh, acquistare ah, il seminario. <ride> la vera storia, punto d'origine sulla Max Garanzano Academy. Sì, è, una, è un, un qualche cosa che mi sento io. io non, lo sapete che difficilmente vi sentite mettermi a sponsorizzare, leggere il mio libro. Se lo volete leggere, vi fa piacere. Insomma, se avete la curiosità, secondo me vale la pena leggere. Il seminario di Roma è, un, è una cosa che a me è piaciuta tanto, perché è come se avessi scritto un altro libro, sempre sugli argomenti di prima di noi e gli idei del diluvio, ma è multimediale, sono cinque ore, eh, quindi insomma cinque ore di parlato, eccetera, sono tranquillamente un libro da 300-400 pagine. Sono tutti argomenti nuovi, ma assolutamente allineati con i due libri, prima di noi e gli idei del diluvio. Quindi chi ha trovato i due libri interessanti e si vuole godere il terzo in formato multimediale lo trova sul seminario di Roma che è sulla Max Caranzano Academy Made in Mimmo Poteri eh, Società di Marketing Beccia Matte <ride> come abbiamo <ride> detto l'ultima volta Beccia Scusate per la pronuncia ma con le lingue straniere sono un po' in difficoltà <ride> Va bene, ragazzi. Vi abbraccio tutti virtualmente. Ci vediamo a breve, e anche fisicamente. Eh, non vedo l'ora di vederci tutti insieme. Mi raccomando, Vanessa, non fare scherzi per la, per la <ride> cena di team. Tutti magliettati sempre <ride> per la produzione di Betta Match. Eh, ma... Tutti magliettati e faremo una, una bella. Match Bedamacio Merchandising faremo una, una bella cena insieme e discuteremo dei progetti futuri. Vi saluto, un abbraccio, grazie. Ciao, ciao ragazzi, ciao. alla prossima. ciao, ciao a tutti. Ciao.